Nanni Balestrini ist einer der bedeutendsten Vertreter der italienischen Nachkriegsavantgarde. Als Dichter, Künstler und Verlagslektor, als Zeitschriftengründer und Organisator literarischer Festivals nahm er in der Entstehung und Durchsetzung der literarischen Neo-Avantgarde eine Schlüsselrolle ein. Ma io mi sono occupato un po' degli avvenimenti, diciamo, più importanti, più rilevanti di quelli che hanno attraversato la mia vita. Direi che sono stato molto colpito di quello che è avvenuto in Italia negli anni 70, questa grande rivolta delle nuove generazioni. Ho scritto molte cose su questo. Die Ausstellung zeigt Balestrinis visuell poetisches Œuvre, das sich von Anfang an gegen die Trägheit der Sprache wandte und damit gegen die Erstarrung unseres Denkens und Handelns. Il titolo della mia mostra è quello di una serie di collage, di piccole opere che ho fatto per un fenomeno che mi è capitato anni fa mentre ero a Berlino. Cioè mi è caduto un palloncino mandato da un bambino, che c'era attaccato un bigliettino con questa frase scritta sul biglietto: chi legge qui non avrà mai più paura. Ora mi è sembrato un segno magnifico. Balestrini ist fasziniert von Texten, von Sprache und Bildern, die bereits existieren. Von Texten und Bildern der Massenmedien und der Alltagssprache. Sein vielfältiges dichterisches, literarisches und künstlerisches Werk basiert auf der Poetik der Collage und Montage. Er nimmt publizierte Texte und Bilder sowie gesprochene Worte, zerlegt sie und fügt sie neu zusammen. 1956, mit 19 Jahren, begann Balestrini erste Gedichte zu publizieren. Zu seinen Vorbildern gehörten Ezra Pound und Bertolt Brecht, Raymond Russell und Guillaume Apollinaire, die Dadaisten und Emilio Gadda. In seinen 1960 publizierten Gedichten ließ er Stücke aus der alltäglichen Massensprache aufeinanderprallen. 1961 präsentierte er dann erstmals auch seine visuellen Collagen, die dem gleichen Schöpfungsprinzip folgten. Certamente io ho iniziato a scrivere poesie, a queste poesie poi ho aggiunto il fatto di fare dell'arte visiva. Tutte queste cose trovo che vanno benissimo insieme e penso che sia così, diciamo, un po' tutta, diciamo, l'arte di un secolo di questa parte, che non è mai fissata entro diversi confini, ecco, travalica sempre, perché c'è sempre la poesia che va un po' nella pittura, la pittura che va un po' nella musica. Tutte queste cose che si mescolano sono, secondo me, molto vitali, molto importanti e hanno dato le migliori cose dell'arte del secolo che è passato. Das Prinzip der Collage und die Tendenz, die Grenzen einer Kunstform zu verschieben, zeigen sich auch in Balestrinis wegweisenden Experimenten mit computergenerierter Poesie. 1961 erzeugte er mit der Hilfe eines IBM-Rechners unzählige Variationen eines Gedichts, dem er den Namen Tape Mark One gab. Das Computerprogramm griff dabei auf drei Textquellen zurück, die es durch Zufallsverfahren rekombinierte: das Hiroshima-Tagebuch von Hashiya Michihiko, The Mystery of the Elevator von Paul Goldwyn und das Tao Te Ching von Lao Tse. Die Provokation bestand in der Nutzung der Informationstechnik für die Kunst. Der Künstler schrieb keine Gedichte mehr, sondern Algorithmen, die Gedichte generieren. Come ho detto, io ho scelto un tipo di poesia che si allarga anche alle altre arti, che comprende anche l'arte visiva, che comprende anche la musica, come tutta la poesia di questi ultimi decenni, anche di quest'ultimo secolo. Ecco. Prima la poesia era soltanto nelle pagine di un libro i versi. Ecco. Adesso è diventato un mondo che va in tutte le direzioni. È la poesia che mi ha scelto, non sono stato io che ha scelto lei. È capitato così e io sono contento.